Radio Pirata, la radio nella radio. Benvenuti, anche oggi salpiamo con la nostra nave per un viaggio che ci farà toccare paesi lontani con la magia della radio. Del resto il compito della radio è proprio quello di annullare le distanze in ogni senso. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio, della sua storia e della sua attualità. Oggi vi porterò a Cuba con Radio Ciudad Monumento. Ci occuperemo di un attore bolognese che metterà i panni di Marconi in una miniserie TV. Radio Luxembourg, importanti progetti per raccontare la sua storia. Oggi, per iniziare, come vi dicevo, questo episodio, vi racconto la storia di Radio Ciudad Monumento, che è un'altra radio del circuito intorno a Radio Bayamo, che va ad impreziosire la famosa rete radiofonica locale cubana. Su www.envivo.icrt.cu ho trovato un interessante articolo di Maria Regla Figurea, molto utile per ricostruire le tappe di questa radio. Il 1 febbraio 2006 il nascente impianto di trasmissione è stato ufficialmente chiamato Radio Ciudad Monumento, collegato alle trasmissioni FM di Radio Bayamo, e in quella occasione fu definito che la stazione avrebbe trasmesso tutti i giorni dalle 7 alle 13 sulla frequenza dei 95.3 MHz in FM. Poi in futuro arrivò anche lo streaming in tempo reale su internet. Nel 1998, quando Radio Bayamo nella provincia cubana di Granma mise nell'etere un programma parallelo rivolto all'omonimo comune utilizzando il trasmettitore in onde medie di Radio Enciclopedia, l'arrivo di un altro trasmettitore diede la possibilità a Radio Ciudad Monumento di andare in onda con maggiore autonomia. Secondo le dichiarazioni rilasciate a En Vivo da Angel García Salcedo, annunciatore della stazione radiofonica, attualmente sono impegnati 34 lavoratori, tra annunciatori, giornalisti, direttori di programmi e personale di supporto. Sono presenti anche due tecnici, un tecnico audio e un tecnico informatico. Come in tutte le stazioni radiofoniche, il tecnico ha l'importantissimo compito di mantenere il funzionamento delle apparecchiature in condizioni ottimali, al fine di portare al pubblico una programmazione di qualità come merita, e questo sì che ha rispetto per l'ascoltatore. Il palinsesto è rivolto agli abitanti del comune di Bayamo e ha un pubblico molto eterogeneo che spazia dai bambini ai giovani alle donne. Radio Ciudad Monumento, ad esempio, ha un programma per bambini intitolato Coloreando Melodias, che tratta di questioni sociali e culturali appropriate per il piccolo pubblico. Inoltre, all'interno della rivista radiofonica Buenos Dias Bayamo c'è una sezione quotidiana dedicata ai membri più giovani della famiglia. Lo spazio per il pubblico giovanile tratta argomenti invece adatti ai giovani, motivo per cui è diventato uno dei più richiesti dagli studenti delle scuole medie e superiori. Da notare, tra l'altro, come in tempo di pandemia le stazioni radio del paese hanno reinventato le nuove strategie per mantenere la vitalità informando e tenendo compagnia, e anche Radio Ciudad Monumento è riuscita nell'impresa. Le trasmissioni furono divise in due fasce principali, dalle 7 alle 10 con Buenos Dias Bayamo e dalle 10 alle 13 con Todos en Casa. La prima fascia si è occupata di questioni generali e ha incluso la comunicazione sociale del comune, sostenuta da musica adatta alla situazione. Todos en Casa ha trattato temi legati alla famiglia, alla vita domestica, alle questioni culturali, sociali e informative, con trasmissioni che sono state accolte molto bene dalla gente di Bayamo e hanno contribuito notevolmente ad aumentare l'ottimismo e a tenere informata la gente del posto. Tra l'altro, questa fascia di trasmissioni, Todos en Casa, continua ancora nel presente, l'ho ascoltata pochi giorni fa e devo ammettere che è veramente piacevole. Stavano parlando di educazione per i più piccoli con molti consigli dati in maniera semplice e soprattutto umana. Il palinsesto attuale conta 13 programmi, 12 dei quali sono prodotti internamente, di cui 2 informativi e 4 musicali. Radio Ciudad Monumento è ascoltabile su vari aggregatori online, ma io vi consiglio sempre l'ascolto da radiocubana.cu, che è il portale ufficiale della Radio Cubana. La radio è inoltre presente anche su Facebook e, come d'abitudine, come cornice al mio racconto, ci sentiamo alcuni frammenti della loro programmazione. Transmite CMNL Radio Ciudad Monumento, a través de los 95.3 MHz en FM estéreo, desde el Centro Histórico Bayamés, voz de la Segunda Villa Cubana.
Atención, vayamos, atención, Granma, desde el municipio de Palma Soriano en Santiago de Cuba tenemos total sintonía por medio de audio real en internet, el fiel amigo y oyente Rolando Echavarría, también con él su mamá Rosario, así como Jorge, Yesenia y la pequeña Gema, amplificando para todo el barrio en Palma Soriano. Qué placer, un abrazo fuerte desde Bayamo para ti, Rolando, para toda la familia. Rendimos homenaje al más universal de todos los cubanos, al fundador del Partido Revolucionario Cubano, iniciador de la guerra necesaria y autor intelectual de la gesta del 26 de julio. 28 de enero, aniversario 171 del natalicio de José Martí. Cada mañana compartimos en familia ideas para vivir mejor, todos en casa. Seguimos todos en casa conversando acerca de los trastornos de conductas desafiantes en niños. Es importante recibir tratamiento para mejorar la relación padres e hijos, la cual es crucial para la salud y la felicidad de toda la familia. También es importante para el futuro del niño. Algunos superarán este trastorno a medida que crecen. Seguimos en esta emisión de la Estación 95.3, la segunda de este año 2024. Así que ya lo sabes, 2341-1933 a tu disposición para que te comuniques con nosotros. Destaques la sintonía, me dices qué te parece el programa, qué quisieras ponerle, qué quisieras quitarle. Porque así son los proyectos, así son las nuevas ideas. Y más cuando esté hecho el programa por gente joven, como lo es Leonel Montero. En la realización del sonido, el director Roberto Bosa, acompañado de Beatriz Ganado Arias en la dirección del programa, ahí conformando esta estación, mirando los pasajeros radiales. Qué bueno, ahí están ellos encargados de dirigirnos, y también Rosmeli Arias Pané, que esa bella mulata, ahí esperando tu llamadita a través del 2341-1933. Ante el micrófono, una servidora, Giselle Armas Bárzaga, quien siempre te acompañará en este viaje que hacemos, una travesía radial por los 95.3 MHz de Radio Ciudad Monumento. Radio Ciudad Monumento recesa sus transmisiones en el día de hoy, dándole las gracias por su sintonía. E da Cuba a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, torniamo in Italia, arriviamo esattamente a Bologna perché Stefano Corsi sarà Guglielmo Marconi nella miniserie dedicata alla figura del celebre inventore e imprenditore italiano, nonché padre della telegrafia senza fili e inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1909. Tutto questo e molto altro è appunto Guglielmo Marconi. Già nel marzo del 2022 vi davamo le prime notizie su questa serie che era in cantiere. Dal sito Rai.it apprendiamo che la miniserie che andrà in onda prossimamente su Rai 1 è una produzione Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Simona Ercolani per la regia di Lucio Pellegrini, ed è realizzata in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Marconi a Bologna il 25 aprile 1874. Quindi centenario della radio italiana quest'anno e 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. La miniserie è girata tra Emilia Romagna e il Lazio, ambientata nel 1937 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. La serie vanta riprese nei luoghi reali delle vicende, da Villa Griffone, casa natale di Marconi e sede della Fondazione Guglielmo Marconi, Museo Marconi, a Palazzo Venezia, da Villa Mondragone a Villa Torlonia, fino al Museo Storico della Comunicazione, oltre che all'interno di una fedele ricostruzione dell'Elettra, il celebre panfilo su cui Marconi, l'italiano più famoso del Novecento, ha vissuto con la sua famiglia. Scritta da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini, la serie, la cui trasmissione è prevista nell'anniversario dei 100 anni della Radio Rai, miscela il genere storico-biografico alla spy story, restituendo la modernità del personaggio di Marconi e la contemporaneità del suo pensiero e della sua visione.
Stefano Accorsi sarà appunto l'attore che metterà i panni di Marconi, nato pure lui a Bologna, ma il 2 marzo 1971 sarà appunto Marconi nella miniserie. Accorsi, tra l'altro, ha già avuto un passato cinematografico, se vogliamo radiofonico, perché lo ricordiamo nel famoso Radio Freccia di Luciano Ligabue. Nel frattempo, sempre stando in casa Rai, se volete farvi le orecchie su una storia molto bella, una storia un po' fantascientifica su Guglielmo Marconi, c'è sempre il podcast La ragazza delle onde, che trovate invece su Rai Play Sound. Su Radio Pirata, la radio nella radio, a questo punto Radio Magazine, dalla sua pagina Facebook, aggiorna la situazione di un'idea nata molto tempo fa, e ancora una volta si parla in qualche modo di un omaggio. Prima c'era l'omaggio a Guglielmo Marconi, questa volta invece l'omaggio è a una radio storica, Radio Luxembourg, un progetto cinematografico RTL The Great 208, di cui si parla da anni, potrà essere integrato in un progetto transmediale a 360 gradi, esplorando le affascinanti storie della radio commerciale più influente d'Europa, che ha fatto sognare milioni di ascoltatori. L'idea di ripercorrere la storia dei programmi inglesi di Radio Luxembourg è stata avviata da Bernard Michaud, regista che ha iniziato a lavorare a questo progetto già nel lontano 2001. Il compito fu enorme, perché se al suo picco Radio Luxembourg, la stazione delle stelle, raggiungeva i 78 milioni di ascoltatori notturni, il materiale d'archivio era veramente molto poco. Nel 2018 le società lussemburghesi Samsa Film e Centre National de l'Audiovisuel, CNA, hanno pianificato di rilanciare il documentario sulla storia di Radio Luxembourg 208. Bernard Michaud ha lanciato molte richieste d'aiuto per raccogliere testimonianze, immagini e documenti da parte dei fans. Nel 2019, invece, con l'aiuto di Jen Oehlinger, ambasciatore del Granducato di Lussemburgo in Gran Bretagna, gli ex DJ di Radio Luxembourg si sono riuniti a Londra. Durante questo incontro, una targa commemorativa è stata scoperta sulla facciata degli ex studi e ex uffici di Radio Luxembourg al 38 di Hertford Street. È stata un'occasione d'oro, un'occasione molto importante, per raccogliere testimonianze di molti ex DJ. Speravano di entrare in produzione nel 2020, ma il Covid ha deciso diversamente, come per tante altre cose. Quest'anno ricorre il 100° anniversario della radio in Lussemburgo e tutti i mezzi e le persone sono uniti attivamente per trovare materiale sulla storia di Luxembourg. Oltre al sito web, il progetto lancerà anche una serie di podcast con l'aiuto di studenti master di Digital Public History, che inizia quest'anno. Si spera anche di registrare un film documentario, oltre che a una mostra in realtà aumentata, su Villa Louigny, quartier generale di Radio Luxembourg dal 1932 al 2005. Se siete particolarmente curiosi, come lo sono io, si possono seguire gli andamenti di questa situazione sul sito www.radio.lu, semplicissimo, ripeto, radio.lu, con un sito animato veramente molto bello.